Allora, c'è da terminare i calcoli per vedere qual è l'equazione della cosiddetta evoluta della parabola. Dunque, dopo aver recuperato un ennesimo rinca e trovato la formula corretta per il delta y, cosa succede? Che noi abbiamo qui la formula del delta x, la applichiamo e ci troveremo anche il valore di delta x. Poi, cercando di collegare le due variabili, in questo sistema qua, collegare le due variabili della x e della y del centro di curvatura, dovremo trovare l'equazione dell'evoluta. Allora, se delta y è questa roba qua, io la metto qua, cosa ottengo? 2x con 0 per questa roba, copio pedissequamente, 4x con 0 al quadrato fratto 2, ovviamente i due se ne vanno, quindi c'è uno di meno di qua, uno di meno di qua, e il delta x alla fine è semplicemente uguale a x con 0 che moltiplica 1 più 4x con 0 al quadrato. Mentre riportiamolo qui, il nostro delta y abbiamo detto che è la stessa roba senza l'x con 0 davanti, chiaramente. Anzi, con un fratto 2 che l'altro non ha. 4x con 0 al quadrato fratto 2. Se io prendo questi due valori e me li vado a mettere qua, il sistema ha solo più la x di c e la y di c come variabili che mi interessano. L'x con 0 è considerato un parametro temporaneamente costante, stabilisco dove prendere il punto P, quindi rimane lì. Allora facciamo questa benedetta sostituzione. Facciamo questa sostituzione e otteniamo che cosa? Allora, al posto di delta y mettiamo sta roba, quindi mettiamo 1 più 4x con 0 al quadrato fratto 2 più x con 0 al quadrato uguale y di c. E questo signore qua al posto del delta x diventa x con 0, 1 più 4x con 0 al quadrato e poi c'è un meno x con 0, uguale meno x di c. Questo non ci serve più. La prima equazione, moltiplichiamo ambo i membri per 2 in modo da non avere quel fratto 2 che rompe le scatole. Quindi tutto questo per 2 e si ottiene 1 più 4x con 0 al quadrato, che è questo senza il fratto 2, più 2 volte x con 0 al quadrato uguale 2 volte y di c. Qua facciamo le moltiplicazioni relative, anzi già si vede che x con 0 per 1 fa x con 0, meno l'altro x con 0, questo con quello è come se non ci fossero. Quindi senza fare moltiplicazione moltipliamo solo quello che è rimasto, questo, scusate, 4 x con 0 al cubo addirittura uguale meno x di c. Speriamo che non ci siano errori per la strada, perché qui sto cubo già mi spaventa, no? Invece c'è in effetti. Messo così non ci sono i errori, no, si possono mettere ancora assieme questi due signori qua. Questi due signori qua si sommano e fanno 6, cioè un magnifico 6. Quindi abbiamo 1 più 6x con 0 al quadrato uguale 2y di c e 4x con 0 al cubo farebbe meno x di c. Cosa possiamo fare per fare sparire sta x con 0, quindi trovare una relazione tra y e
di C e x di C, cioè una relazione tra le coordinate del centro di curvatura indipendentemente da dove prendo il punto, dall'x con 0. Beh, basta che mi ricavo un x con 0, forse la maniera più semplice è prenderlo qui, mi ricavo un x con 0 qui e lo sostituisco là, giusto? Facciamolo, facciamolo andando indietro e trovando che, porto di là il 4. Porto di là il 4, mi trovo x con 0 al cubo meno x di c fratto 4. E la prima equazione la ricopio uguale. Qui c'è un x quadrato, quindi devo comunque prima, con calma, trovarmi l'x con 0 vero e si estrae la radice. Il meno lo porto fuori perché la radice cubica ammette i radicandi negativi, quindi questo meno può stare dentro, può essere portato fuori e qui abbiamo x di c fratto 4. L'equazione di prima, beh, adesso la possiamo scrivere. L'equazione di prima, quella che avremmo ricopiato, posso sostituire qui, anzi ribaltiamola, mettiamo il 2 davanti, abbiamo il 2 y di c a sinistra, scambio membro senza cambio segno, che sarebbe uguale 1 più 6 volte, poi ci sarebbe il quadrato di x con 0. X con 0 è questa roba, facendo il quadrato sto maledetto meno va via, meno male, ma non, la radice cubica rimane, cioè praticamente è come se avessi la radice cubica di x di c al quadrato fratto il quadrato di 4 che è 16. Ecco, boh, finito. Questa qui è già l'equazione in cui le uniche variabili sono x del centro, y del centro. Se io mi tolgo il 2 e lo metto dall'altra parte, ottengo y di c uguale 1 più. Ah, facciamo un piccolo conticino, su questo 16. 16 sotto una radice cubica può essere tirato fuori, perché 16 è 2 alla quarta, quindi è come dire 2 per 2 alla terza. Un 2 alla terza può essere portato fuori, diventa un 2. È un fratto, è sotto. Quindi questo 2 alla terza sotto lo porto fuori, rimane un 2 sotto e il 6 me lo divide, me lo fa diventare 3. 3 radice di cubica di che cosa? L'x di c al quadrato è rimasto. Qui, se io ho portato fuori il 2x cubo, ne è rimasto 1. Quindi qui c'è un bel fratto 2 che me lo tengo sotto radice cubica. La parentesi non serve a niente, non so perché l'ho messa, non c'era neanche qui. Quindi questa è la questione che cercavamo, cioè questa, a parte la C apice della x e della y, che si possono togliere, io le tolgo perché sono le x e le y della curva dove stanno tutti i centri di curvatura della parabola, ok? È la curva che cercavamo, la cosiddetta evoluta. L'evoluta che, se adesso togliamo tutti gli attrezzini che ci sono serviti per calcolare, no? Andiamo a mettere soltanto quello che ci interessa, anche questo qua, togliamolo e via. E anche questo non serve più. Cosa succede? Che questa qui è una curva che si può studiare, si fa uno studio di funzione, magari lo farò giusto per aggiungere l'ennesimo video.
è una curva in cui c'è un 1. Ah no, ecco che cos'era la parentesi, è rincannesimo, mizia. La parentesi era perché poi tutta sta roba è fratto 2. Ennesimo arrinca, qui c'è un arrinca ogni video, arrinca dappertutto, madonna. Infatti questa cosa significa che messa senza la parentesi l'equazione diventa così, diventa un mezzo più 3 mezzi che moltiplica radice cubica di x al quadrato fratto 2. Questo più un mezzo vuol dire che la nostra curva comincia effettivamente da qua. Questo è 1. L'altra attacca di 1 verticale può essere vista come in questa posizione qua, a metà, mentre il fuoco per esempio si trova ad un quarto. Il fuoco è a metà della distanza del centro di curvatura, come nelle lenti sferiche, se ve ne ricordate. Da qua si parte e poi la curva ha un aspetto, dunque intanto è una x elevata a 2 diviso 3, perché l'indice della radice dal punto di vista degli esponenti, un esponente frazionario è un fatto 3. 2 terzi è minore di 1, per cui se vi ricordate nella video lezione sulle potenze di x, cioè guardate, le potenze di x, non mi ricordo la sigla del video, ma l'ho cercata sull'indice e mi pare nella geometria analitica da qualche parte. Insomma, c'è proprio la potenza di x e c'è un video che le analizza, diciamo, ordinandole con certi criteri. Uno dei criteri è il fatto che cosa succede se la potenza più semplice x elevato a 1, x elevato a 1 è la retta bisettrice del primo e terzo quadrante, giusto? Dopodiché, se ho un esponente maggiore di 1, mi viene la parabola, la cubica, eccetera, quindi facciamo un esempio, x elevato in questo caso a 2, no? Se invece l'esponente è minore di 1, la curva è di tipo opposto, nel senso che si piega per così. Questo è un esempio di, per esempio, x elevato a un mezzo, che è la radice di x. Qui è 2 terzi, è un po' di più, quindi sarà un po' più alto di questa, ma è sempre di questo tipo, che comincia tra l'altro con una pendenza verticale. E poi sale sempre all'infinito, ma piegandosi e diciamo salendo sempre meno. Quindi partendo da qua, noi abbiamo queste benedette, ecco qua possiamo provare a disegnarla a partire da questo punto che avevo ipotizzato. Non so se a occhio come avevo fatto, ma supponiamo che fosse giusto. Qui c'è una curva che fa così e poi con una cuspide va a schiaffarsi, poi c'è la sua simmetrica da quest'altra parte, presa simmetrica da andare di qui e via, no? Quindi una bella cuspide nel punto x uguale 0, y uguale 1 mezzo. E questa è l'evoluta della parabola. C'è l'inverso dell'evoluta, si chiama evolvente, nel senso che se io guardo invece la parabola, guardo questa funzione strana con questa cuspide, la sua evolvente è la parabola. Giusto? Mizzica, che casino. Bon, questo per quanto riguarda la parabola. Video successivo facciamo un breve cenno ad altri casi di evolute che non stiamo provando a trattare, perché sennò ci vogliono di nuovo video e video di calcoli, calcoli, calcoli dappertutto. Bye.